Davide, eccoci qui, puntata speciale, puntata extra della Zanzara. Pensavi di non essere mamma più in onda, invece extra. Sei in onda anche oggi. Ma cosa c'è di extra? Sentirai extra, di tutto. Extra disastro, è l'extra disastro. Sentirai di tutto, di più. Io inizierei però con un... Donato da Varese è morto nel febbraio del 2021. È stato uno dei più acerrimi nemici di Parenzo. Di lui ricordiamo tutto: le invettive anti-Islam, le invettive anti-Bergoglio, le invettive contro la sinistra e contro la RAI. Un campione del mondo, un asso. Tu come lo definisci, Parenzo? Di la verità. Di la verità, come lo definisci? Lascia perdere il fatto come che sia morto, come lo definisci? Riposi in pace, direi. Però... Ma riposi in pace l'ha detto Berlusconi di Brunetta. No, di sì, Brunetta. Infatti, brutto, no, voglio dire, io lo dico di Donato invece. Dico riposi in pace, va bene, via. Quindi... Via, sentiamo. Pronto? Sì, Donato, vai. Vorrei parlare di due parole, devo parlare dell'uomo segatura. Dell'uomo segatura? Di chi? Croci. O dell'uomo segatura, quello degli sdruccio del falegname che chiama Firenze. Sì. O vorrei parlare brevemente dei froci, quelli che mi hanno detto che si chiamavano Riccioni. Come che mi sembra che Renzi sia un po' più profo ai Riccioni? Vorrei fargli una domanda. Sì. Renzi è lì, Renzi? Sì, è qui Renzi, certo, qui accanto a me. Costa un po' Renzi. Sì. Ma se io fossi tuo figlio. Chiami tu dopo, Parenzo. Sì, aspetta, andiamo dove arriva. Vai, vai, Donato. Se io fossi tuo figlio e ti venissi a dire che mi piacciono gli uomini, sì, tanto che me ne faccio 10-15 al mese, sì, anche. Tu cosa mi dici? Non lo so, magari direbbe, ti capisco. Io credo che Renzi mi dicesse, bestemmierebbe Dio e direbbe, mamma mia, ma non mi poteva capitare il peggio, di avere un figlio Ricchione in casa che stava un sacco. Comunque questo protagonismo di far uscire in televisione tutti questi Ricchioni, con i cazzi al vento a parlare di non è normale, vero, non è normale. I cazzi al vento, dove l'hai visto? No, ma hai ragione, non è una società normale. Non è normale. No, non è normale, certo. Perché se il mondo fosse pieno di Riccioni, non male che ci saremmo già estinti. Beh, certo, non c'è dubbio. Io non dico che un Riccione non deve farsi eiaculare lo sperma nel deratano. Non c'è dubbio. Scusi, non deve professore. Farlo, lo deve fare, certo. Poi... Però che non mi venga a dire che è una cosa normale. Ma lei da quando ha questi... Perché non è normale farsi eiaculare nello spintere. No. Non è assolutamente Scusi, professore, volevo capire. Lei... Se tuo figlio e ti venisse a dire che mi nutro di sperma ogni giorno, tu mi diresti fai schifo. No, io l'avrei già ricoverata in una struttura ma ben protetta, francamente. No, però andiamo avanti. Tu sei un distruttore, perché tu parli di un omosessuale come se essere omosessuale, purtroppo. Se io vado al dottore, vai subito se io vado dal dottore, però. E il dottore mi scopre che ho una glicemia lievemente alta. Mi dice lei è malato. E allora? Pazzo, io sarei malato perché ci sarebbe il pancreas che non secerne più quell'ormone. Quindi sono malato. E uno che se va a incatenare con gli uomini dalla mattina alla sera. Ma quelli sono i malati, che ha una glicemia un po' sbasata, hai capito? Certo, ma io non voglio soffermarmi molto su questo. Figuriamoci. Tu sente che gli omosessuali purtroppo il stesso per loro non era soltanto metterlo nel sedere e eiaculare, per loro il stesso è come fosse stato, come io mi metto a mangiare che dire. Ma che ti voglio dire? Prendi un caffè a mattina. Ma io ho conosciuto una. Cioè sono più perversi secondo te? Porca di quella puttana! Allora, io mi trovavo a Milano una volta, mi ricordo, i bastioni come di Porta Venezia. Era un mio che suonava la batteria. Era un omosessuale, lo disse. Allora mi portavo in un posto proprio dove c'era un mucchio di Riccioni, ma non so se ci sono ancora. Io mi ricordo, dice, no, ti voglio bene, aspetti un po', la macchina era sua, io non ancora, solamente non avevo ancora patente in quelle cose. E mi ricordo che lui andava dietro una siepe, E allora? E mi ricordo che io mentre aspettavo, non voglio fare la battuta, mi arrivò una come si chiama? Vabbè, ho capito, vabbè, allora? E allora, mi venivano addosso, c'era uno vabbè, che ma mi ho capito, amico mio, quella specie di orifizio. Sì, l'orifizio. Che nel suo caso è la bocca, nel suo caso. Che tutti quanti ormai hanno dimenticato. Il creatore l'ha deputato per far uscire la merda. Cioè, deve uscire la merda, capito? Infatti come si fogna, capisce no? Da quello che lei dice. La fogna è deputata per far uscire il liquame, fognare e marcescente.
cazzo è la fogna? Ti sto dicendo che culo è la fogna umana. Di questi porci preti che io mi vergogno che i preti siano così porci. Porci maledetti, hanno visto i cazzi che arrivavano dall'Africa, tutti quanti con le palandrane, con le minchie sotto, che non sapevano più andare a sborrare, oppure con i culi ardenti, con gli spintieri ardenti. Andate a dire a quei ragazzi, mettiamoli sotto tortura, tra virgolette, e vedete cosa vi dicono, cosa fa. Marcine in galera. Andiamo con calma. Andiamo con calma, certo. Tu sei uno schifo. Che stiamo di punto a trattare questo qua come fosse Ilvo Diamanti. Non è Ilvo Diamanti. E dico la lista di Repubblica. Stai zitto che non c'è nessuno. Ma scusa, ma non è che uno adesso può venire qui parlare senza controllo sanitario e dire questo è così, Prodi deve essere miserabile. Tu dovresti venire nei bagni. Aspetta, dai. Questo che avvoltoio che urla come niente, questo nemico, nemico eterno dell'Italia deve sparire. Questo deve sparire, ma Dio, deve sparire letteralmente questa merda. Parenzo, lo scroto di George Soros, venduti. Il verme è schifoso. Qualcuno prenderà un provvedimento serio. Criminale, sei un criminale, Parenzo, sei un criminale. Quella faccia da merda. Parla di cose concrete, serie, dimmi che cosa. Cioè io non ho capito perché sei intervenuto Donato oggi. Allora io vorrei Speranza, ma l'avete visto la Speranza? È uscito dal PD. La faccia di Speranza. People come sì. Io voglio sapere chi scriverà la storia di questo povero paese massacrato dalla sinistra. Io a quel cinghiale è rimato, come si chiama, di quella specie di Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo. Io ho conosciuto invece la diarrea quando sento. No, io ho conosciuto l'odio. Io vorrei sapere, io vorrei incontrare Parenzo. Io no. Io Donato da Varese no, perché ho tante cose. Io vorrei incontrare e fargli capire che lui è completamente nato storto. Tu cazzo, spalleggi ricchioni, spalleggi travestiti, attacchi quelli di destra che sono un milione di volte superiore al piccolo e capino cervello. Attacchi. Sei a favore degli extracomunitari. Dipende. Che devono riempirci tutto il nostro suolo, a cagarci in faccia, a spaccarci le croci, a umiliarci. Comunque la cosa è certa, che la RAI non è mai stato una cosa pubblica. La RAI è la RAI è stata dei partiti, non è stata una cosa pubblica, dei partiti. È un ammasso di porci, è un ammasso di porci. Adesso questo mi pare un ammasso di porci adesso. Mi pare. È un enorme accozzaglio di nulla facenti, dei calculisti scavi, la RAI, allora, io pago il canone se la RAI mette le telecamere al contrario. Fa vedere che cazzo c'è dietro. Comunque non voglio parlare di questi pusillanimi. Io non voglio parlare di questi comunisti capitalisti di merda! Merda! Allora io voglio parlare di un'altra cosa. Ma che c'entra Parenzo? Che c'entra Parenzo? Che c'entra Parenzo? Perché Parenzo è uno sporco comunista di merda! È un lungo schifoso che non serve! Non serve! Allora Parenzo. Ma cosa vuol dire? Non vuol dire niente! Allora, guarda, io ho tentato mille volte per entrare in Rai. A che fare? A che fare? Scusi. A suonare. Suonare, a fare quello che mi facevano fare, no? È un'azienda seria, ancora l'ha rifiutata. Perché suoni? Questo dimostra, questa è l'unica notizia che dimostra che la RAI è ancora un'azienda seria. Io sono il compositore della terra. Senti che voce del cazzo che hai. È successo? Taci, merda! È successo? Perché suo fratello cantava anche bene, ma lui guarda, proprio non si può sentire. Vergogna a buttarlo fuori! Che è successo? Cos'è che ti dà fastidio? Vergogna a buttarlo fuori! Che cos'è che ti dà fastidio? Spiegami. Mi dà fastidio perché è contro gli italiani. No, sono contro gli italiani che cantano di merda come te. Ma rimessa la merda la mattina. Sei una vergogna per Claudio Villa, per Claudio Baglioni. Pensa a Battisti, allora, che bene che cantava. Chiamami, parte di trasmissione e ti sbatto io la musica in faccia. Cioè, è fantastico. Allora, cioè, fa cagare quando parla e anche quando canta. Ma...
Ma Donato, posso farti una domanda in maniera educata? Ieri sono morte delle persone, sono morte delle donne e dei bambini all'arco di Lampedusa. Gottardo, dici? Mamma mia, Gottardo non è nulla. Gottardo è un ammasso di carne che cammina su due scarpe e con una lingua lunga che non ha escretinata già come parla. Mio nonno mi parlava che in Africa c'erano dei negri che morivano di fame. Dopo 1000 anni i negri stanno ancora morendo di fame. Allora c'è un motivo. Se muoiono di fame, questi sono proprio dei buoni a nulla. Io aspetto questo. Io aspetto che qualcuno mi quereli. Quanto per riscattare la vita di migliaia e migliaia di italiani. Vabbè, che sono Renzi, morti. Adesso che ha fatto Renzi? La storia conosca, dillo pure a quel giornalista lì che ogni tanto mi capita. Chi è? Accidentalmente ad ascoltare. Chi? Si chiama Milan. Milan, che c'entra Milan? Che c'è, povero Milan? È bravissima persona. Che c'è? Che è successo? È un porco comunista, anche quello. No, con tutto no, il rispetto. No, ma tutto comunisti. Allora, cosa dice? Allora, ci vuole un uomo che smantelli le banche. Io quando ero ragazzo vedevo una banca. Ci vuole la riapertura dei manicomi. Andiamo alla banca, ce n'era una. E meno banche c'erano. E più si vedeva bene, più ci sono e più si muore. Perché più si parla di economia e più ci ammaliamo. Più si parla di culi e più si diventa culi. Allora, l'ospedale pubblico, benissimo, io non ho un ospedale pubblico, non c'è neanche il metal detector per entrare. Il metal detector, mentre l'ospedale pubblico bisognerebbe mettere il metal detector, perché ci sono innocenti, ci sono persone malate, invece l'hai, c'è una massa di parassiti, sperma spettacolo, cornuti viziati, che si glorificano sui soldi del canone. Ma che faccio? Io se facessi un programma come faccio lo renderei nobile. Sì. In altre realtà la farei stare in cielo. Renderei felici gli italiani. Ti farei guarire. Sì, ma guarire. Cosa? E non il maciume farisaico. Qual è? Qual è il faccio? Tutti quelli che stanno, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, chi ti muore e chi ti sta muore, sei tutta gente venduta. Venduta! Allora, io non voglio urlare. Ma che se l'avessi davanti, ti farei succhiare tutto il mio catano, pur che non ce l'ho. Mamma mia, ma perché? Porco di quello, porco di quel mondo! Porco di quel mondo! Quel criminale! Ah, scusa, quel criminale! Ma non ho capito. Ma la situazione qual è più drammatica del solito. Io voglio capire una cosa. Ma qualcuno lo prende, però qualcuno lo deve fermare. Cruciani, qualcuno lo deve fermare questo qua. Se invece li prende a casa noi, dovrebbero prendersi con i loro dittatori. Svegliatevi! Italiani! Ma svegliatevi! Italiani! Fermi tutti, ciao Donato, ciao. Questi montaggi sono stati realizzati da Zanzara Republic, Roberta Frisani, Luigi Speciale, Andrea Roccabella, Italiani! Italiani!